E bentornati, oggi facciamo compagnia. Oggi ci facciamo compagnia con Marilena Seminara. Benvenuta. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Marilena fa parte dell'associazione Luogo Arte Accademia Musicale e oggi sarà mia ospite per parlare di una bella iniziativa che hanno organizzato, che ha ideato. Questa iniziativa si chiama LAMP, la musica è virale. Il nuovo programma ideato da Marilena, realizzato dagli allievi di Luogo Arte Accademia Musicale e prodotto da Luogo Arte Event, che è... Sei preparato? Vai, hai visto? Ho studiato. Vai in onda su YouTube e poi viene condiviso sui social, e quindi io chiedo a Marilena, che è l'ideatrice di questa iniziativa, di parlarci come è nata, come ti è venuta in mente questa idea e come è stata realizzata. Io in realtà mi sento molto sola qui, perché vorrei avere tutti i miei colleghi, tutti i compagni di avventura, perché come sai ci troviamo in una situazione un po' particolare. E quando abbiamo realizzato la serietà, insomma, della situazione, ci siamo ritrovati in una videochiamata. Io, la nostra fantastica vulcanica Flavia Di Tommaso, che è il presidente. Cogliamo l'occasione per salutare Flavia Di Tommaso, che è stata nostra ospite nelle interviste di Radio Web Latina, quando si era creato un appuntamento, una serie di concerti di musica classica. Ci siamo visti alla classica. E che purtroppo sono stati rimandati, diciamo così, rimandati solo. Ma sì, Antonella, quindi... secondo me la musica è un po' come l'acqua, cioè ha questa essenza molto fluida, no? Quindi non ha una forma, non ha un colore, però sa adattarsi a tutti i contenitori, a tutti i colori. Ed è per questo che io la immagino ovunque, proprio per questo motivo la nostra musica non si è fermata, non si può fermare. Come ti dicevo, ci siamo ritrovati in una videochiamata, Flavia, io e Dario Ciotoli, che fa la direzione artistica del Luogo Arte, e anche Dario Carta, che tu conosci anche per la sua sensibilità. Che salutiamo, che salutiamo. E abbiamo capito che dovevamo in fretta cucire un abito nuovo per la nostra musica. Quindi ecco lì che Dario ci ha aiutato per lo sviluppo, l'editing, la progettazione web, e nel giro di poche ore eravamo online. Quindi abbiamo iniziato prima con la didattica online, appunto, e ci siamo ritrovati in pochissime ore con una energia da mettere in campo non indifferente. E parlo al plurale perché in realtà non sono sola, ci sono tantissimi colleghi musicisti che tu conosci bene, perché tu dai sempre molto spazio all'arte del territorio, e quindi ne cito alcuni storici: Pierluigi Coggio, Daniele Cherubini, Francesco Licciardi, Valentina Pellecchia, eccetera, eccetera, perché siamo davvero tanti. E abbiamo iniziato a seguire i nostri allievi con questa nuova modalità, a distanza. Per cui quello che prima accadeva, Antonella, che a lezione ce li trovavamo con la mitica frase «Prof, però a casa veniva bene?» Questa frase... A casa mi veniva! Adesso si è ribaltato tutto, quindi a scuola veniva decisamente meglio. E nulla, abbiamo rimodulato tutto, perché ovviamente i tempi, i contenuti cambiano, e ci siamo accorti di avere una puntina di nostalgia per i nostri rendezvous, che non so se tu conosci, sono un'iniziativa che ormai siamo alla nona edizione, tra l'altro, quindi siamo già avanti nel tempo, collaudati, e ogni sabato sera intorno alle 19, da gennaio fino a giugno, i nostri allievi aprono le porte del Luogo Arte Accademia Musicale per un piccolo intimo pubblico e condividono momenti del loro percorso musicale, quindi momenti di studio, riflessioni, ed è per noi un appuntamento di vitale importanza, perché ci misuriamo con le emozioni, perché qua si parla tanto di virtuale, ma le emozioni rimangono e sono assolutamente reali, ecco. Quindi questo confronto ci mancava, per cui arrivare all'AMP è stata una cosa, un passaggio assolutamente naturale, dovuto, spontaneo. Il LAMP è un acronimo, ovviamente, parte da Luogo Arte Meeting Point,
Luogo arte, tu sai che il nostro mantra è essere calati nella bellezza perché l'arte, la musica ci offrono questa posizione di privilegio e inoltre la musica ci permette di avere un canale comunicativo fantastico. E meeting perché è un punto di unione, al di là dei meeting che stiamo facendo adesso con le nostre videochiamate, però insomma è un punto di unione e quello che si ritrova in questo punto di unione è il talento, l'unione di creatività, di forza da parte dei docenti tutti, e da parte degli allievi e da parte delle famiglie che ovviamente supportano e sostengono tutti i nostri progetti. E poi Point, che è il nostro punto, la nostra possibilità di avere un riferimento, cioè la possibilità di tracciare la rotta, di guardare oltre gli ostacoli e al tempo stesso direi che è un modo per garantire un momento di routine nella vita dei nostri ragazzi, quindi l'incontro, l'appuntamento con la musica, e questo ci aiuta un po' a tenere a bada ansia, stress, preoccupazioni. Quindi tutto questo è l'AMP. L'AMP, come dice la parola, anche in pochissimi minuti, perché sono delle micro puntate di 4-5 minuti al massimo, in cui proprio come nei rendezvous ci si misura con il proprio momento musicale. Può essere una pagina, un problema tecnico, o anche spiegare un elemento tratto dal lessico musicale. Non c'è la pretesa di fare intellettualismo o di presentare diciamo uno studio che è completo e insomma eccellente nell'interpretazione. Non siamo perfetti, ma assolutamente vogliamo condividere e narrare il nostro momento musicale. Tutto qui. Quindi ragazzi, gli allievi di Luogo Arte Accademia Musicale non solo non sono stati abbandonati per quanto riguarda la didattica, quindi lo studio e quant'altro, ma vengono accompagnati attraverso questa iniziativa anche nel fargli provare un'emozione diversa, diciamo, Assolutamente un'emozione alternativa. sì, ma poi tra l'altro la cosa bellissima è che viene dato soltanto un input progettuale da parte nostra, da parte dei docenti, ma poi tutta la creatività è dei ragazzi, quindi l'editing, la cura dell'immagine è assolutamente loro, quindi è già andato in onda il primo appuntamento Sì, del infatti questo ti stavo per chiedere, la prima puntata è già andata in onda. è andata in onda giovedì scorso, è il lancio di un pianista che si è cimentato con la musica romantica, con Tchaikovsky, ha strutturato il suo incontro quasi come un piccolo telegiornale, no? Quindi con un linguaggio molto, molto immediato e attuale. Ecco. Quindi Ovviamente ognuno. per chi non conoscesse l'iniziativa, noi metteremo il link di riferimento sopra la didascalia di questo video, quindi chi non vi conosce come scuola, come accademia, può far riferimento al link che è qui sopra sulla didascalia per accedere sia alla pagina Facebook sia al canale YouTube, insomma, per vedere questa nuova iniziativa molto interessante. Farci compagnia, Beh, certo. dai. Mamma Marilena, al di Come dici? Sì. là delle lezioni, al di là di seguire ragazzi anche da lontano, delle videochiamate con i colleghi, cosa fai durante questa quarantena? Ma io in realtà faccio cose normalissime che però adesso sono diventate straordinarie, no? Come giocare con i bambini, anche in casa, insomma, è possibile nascondersi bene, farsi trovare. E abbiamo i momenti dei compiti condivisi, ma abbiamo anche tanto spazio per la fantasia. E infatti, cara Antonella, stiamo progettando il nostro fu futuro viaggio, stiamo scegliendo Bene. del nostro futuro viaggio, per cui la sera ci ritroviamo con un mappamondo, facciamo ruotare, scegliamo una tappa e poi grazie alla tecnologia che oggi è fantastica, andiamo su YouTube e clicchiamo la nostra meta e ci sono degli scenari virtuali eccezionali, per cui siamo stati in California alla scoperta di un parco fantastico con le sequoie secolari. Siamo stati in Messico, in Cambogia,
in Portogallo, insomma, stiamo valutando. Si progetta, si Si progetta, progetta qui. sì. Lasciamo E spazio alla fantasia. invece la grande passione di tutti gli italiani, ovvero quella di cucinare, e tra l'altro in questo periodo a quantità esponenziale. Sei Sì. stata coinvolta in questa cosa anche tu? Ovviamente avendo tre maschietti in casa, sì, ci sono delle richieste molto specifiche, quindi per adesso vanno le crepe tantissimo. Ok. E ultimamente, avendo la fortuna di avere degli amici anche fuori, in Europa, in giro ci siamo sentiti, videochiamati in questo momento, per cui abbiamo fatto un po' di cucina internazionale, tipo le empanadas, abbiamo scoperto dei piatti molto interessanti. Quindi in streaming, collegamenti con amici in tutto il mondo. Sì, dai, è un modo per sentirci tutti più vicini. Bene, bene, mi fa piacere. E invece i famosi flash mob. Te che Aspettiamo. sei una docente e musicista di musica classica, come la vedi questa cosa? Come l'hai percepita? Non sei andata sul balcone a suonare, no? Sì, l'ho fatto anch'io. No, io mi Bene. ultimamente al tramonto, soprattutto al momento che ispira tutta la famiglia, devo dire che tutti un po' suoniamo, per cui è stato mio figlio a lanciare questa cosa. A un certo punto ha preso il violino e è andato su un terrazzo, l'altro invece con le tastiere e le percussioni, quindi io mi sono presa il digitale, sono andata in terrazzo anch'io al tramonto, un po' di Bach, insomma, sì, modo Per alietare i vicini. per la Sì, per ritrovarsi anche nella musica, in una dimensione. Sicuramente sono molto fortunati i tuoi vicini. Lasciamo dire allora. Allora, quindi prima dei saluti finali, io vi voglio ricordare che sulla didascalia di questo video troverete riferimenti per andare sia alla pagina ufficiale di Luogo Arte Accademia Musicale per vedere tutte le iniziative e tutto quello che poi ci sarà in futuro, ovviamente, Che stiamo e tutti gli appuntamenti. perché la programmazione non si ferma, c'è cioè il premio Musica Nova fantastico che continua a procedere, poi la classica, le rassegne estive, insomma, la musica La c'è musica tanta non si ferma. E musica, sì. quindi, e poi riferimenti per questa nuova iniziativa, ovvero Lampo la musica è virale, che potete trovare su YouTube e poi anche sulla pagina ufficiale. E saluti finali, Marilena, chi vuoi salutare? Io voglio salutare, allora, a parte tutti i miei colleghi, e spero che sia possibile presto ritrovarci qui a Radio Web con una chiamata multipla, però ci tengo anche a ringraziare e salutare Valeria, Deborah, Aldo, che sono la parte, il cuore, insomma, pulsante della nostra scuola, che si occupano della segreteria didattica amministrativa, senza di loro non saremmo qui, e il nostro presidente. E niente, ci ritroviamo al Fogliano, Antonella, molto presto, spero. Speriamo, speriamo, incrociamo le dita molto presto e quindi con tanti nuovi progetti di musica e nel frattempo però dovendo stare a casa, comunque la musica non si ferma. Quindi grazie per questa bella iniziativa, manderemo in onda anche lo spot che è stato creato da chi? Lo spot è stato creato da Luogo Arte Event Ok. e ovviamente siamo noi, sono io, Flavia Di Tomasso che è fantastica, Dario Ciotoli, Dario Carta, nello scegliere la musica, nell'impaginare, nel creare. Poi è fantastico perché si vedono un po' tutti i nostri piccoli, grandi protagonisti. Ricordiamo che sono allievi che vanno dai 3-4 anni fino ai 20 circa, quindi è una grande risorsa quella che ci circonda. Bene, 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 bene. Quindi grazie a voi docenti che fate questo lavoro di formazione molto importante e tramandate la cultura, soprattutto, perché di cultura stiamo parlando. Quindi io ti ringrazio per avermi fatto compagnia, per averci fatto compagnia e ci auguriamo, insomma, di vederci il prima possibile. Antonella, grazie. Thank you.
Thank you.